E a questo ci ha pensato il buon Alessio. E mi sono inventato qualcosa di diverso. Allora, guarda, devo fare una doverosa premessa. Come hai detto te, questa settimana non c'è il Malavista, però vedete in questo momento la slide del Malavista. Perché devo fare questa premessa? Non c'è il Malavista perché sapete che il suo curatore è il nostro Matteo Marino, che noi scherziamo dandogli dell'abruzzese, ma è della provincia di Ascoli, e sapete tutti benissimo cosa sia accaduto di nuovo ieri mattina in quelle zone. Quindi noi tutti gli mandiamo un grosso abbraccio, così idealmente tramite lui anche a tutti quelli che vivono purtroppo in quelle zone colpite dal sisma, e lo aspettiamo con il Malavista per lunedì prossimo. Forza Matteo. E dunque praticamente non c'è il Però, Malavista, però. scusa, però fermati un attimo. Vedo Malavista Social Club e non sento Ludovico. Perché non c'è? Perché Ludovico sa che comunque questa è una slide per Eccolo! però è arrivato lo stesso, vedi? Allora, dicevo che vista la partita di cartello, cosa abbiamo fatto? Abbiamo selezionato alcune perle giornalistiche del giorno dopo, creando una breve rassegna stampa semiseria, visto che siamo più o meno in zona Malavista, anche se non c'è, una rassegna stampa semiseria su come i nostri amici dei media, che ricordiamo sono sempre asserviti al potere juventino, hanno trattato la vittoria sul Napoli. Allora io vi chiedo, provate solo a immaginare a risultati invertiti quante apologie del Napoli avremmo letto, no? E sentito. Ma intendo dire esattamente, cioè esattamente come è andata, se fosse andata esattamente così, invertendo solo il Napoli con la Juve. Sicuramente avremmo sentito parlare di un Napoli meraviglioso, che sa colpire al momento giusto, che è finalmente un campionato bellissimo, che è stato riaperto, eccetera. Invece, non è andata così, è andata invece come va, ricordava Nino all'inizio, da 6 anni, da quando esiste lo Juventus Stadium. E allora i nostri amici giornalisti, asserviti, ricordiamo, alla Juve, non se ne fanno una ragione e cercano in tutti i modi di sminuire i meriti della Juventus, ribadendo quanto abbia giocato male e riducendo quasi tutta la partita a una serie di episodi favorevoli che sono girati bene per la Juventus. E iniziamo in questo con Emanuele Gamba di Repubblica, che già sin dal titolo spiega chiaramente secondo lui com'era andata. Cioè, una partita dal finale diverso a centravanti e terzini invertiti. Oh, lui si diverte con questo giochino qua. Cioè, secondo lui, se fosse bastava cambiare centravanti e terzini, avremmo visto tutta un'altra partita. Andiamo un po' anche a guardare quali come l'ha vista lui questa partita. Lui dice: è chiaro che a centravanti, ma anche a terzini sinistri invertiti, non sarebbe così. E questa è la banalità di Juventus-Napoli, una specie di lunga che si è annoiato lui, una specie di lunga e noiosa non partita che alla fine si è infranta sul sinistro impietoso di Higuaín, grato o ingrato a seconda dei punti di vista. L'assist gliel'ha fatto Goulam, che ha anche servito Bonucci in occasione del primo gol, il quale evidentemente non era stato messo a corrente degli sviluppi del mercato estivo, che lui se ne vuole. Che simpatico umorista, sì. E lui se ne vuole, una gara così poco bella non poteva che essere risolta da uno sbaglio, da degli sbagli. La Juve ne ha fatti uno, ne ha fatto uno, il Napoli due, e quindi cioè, per lui si risolve tutto un fatto, due errori a uno e quindi 2-1 per la Juve. La storia della serata potrebbe anche essere chiusa qui. Poi lui se la prende anche con l'Allegri, Ma se la prende non la anche con chiude Allegri. qui, infatti. Chiude qui, sapendo anche il famoso discorso di Allegri che aveva fatto, no? Se volete lo spettacolo andare dal circo, dice, però in molti avrebbero preso volentieri alla lettera l'invito di Allegri dal circo, dove peraltro si spende molto meno, quindi anche la tirata sui costi. Ieri sera 13.645 biglietti li ha contati in vendita, avevano un costo medio superiore a 76 euro. La tirata anche su questo, e poi Che gli conclude. frega, scusa, lui entra con l'accredito. Infatti, ma lui si propone come paladino di quelli che hanno dovuto spendere troppo per vedere la partita, vabbè. E Un dice, po' in di generale il populismo, Napoli sta... dai, Come? dico un po' di populismo, è il Populismo periodo, fa eh. male, oh, scrive su Repubblica. Infatti. Dice, in generale il Napoli è stato migliore della Juventus, ma lo è Oh. per Costituzione, oh, quasi, per Costituzione, vabbè. Per un ideale, o forse soprattutto per necessità. Perché la sincronia dei movimenti e bla 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 bla. Insomma, alla fine il problema era che Sarri non ha più un centravanti, però Allegri ha un terzino, non ha, Allegri non ha un terzino come Goulam che svirgola sugli attaccanti attuali. E poi la freddezza della Juve, che è braca e cinica soltanto, hanno giocato con pazienza senza mai agitarsi. Questa è la Juve, già rinfrancati dallo 0-0 di Ah, partenza, eh. ecco, Quindi quando sono ribollando. andati ci andava bene, quindi quasi mai ansiosi di sfiodarlo. Ah, dovevamo Sapevano partire con un gol già fatto da parte del doveva partire Napoli. 0-1, Ah, sapevano che ok. qualcosa sarebbe successo e di avere gli uomini per castigare gli sbagli.
Che meraviglia, che meraviglia. Con i deliri di Emanuele Gamba, che tutte le settimane troviamo a fare domande ad Allegri nelle conferenze stampa, e passiamo da Gamba all'ineffabile Sconcerti, che sul Corriere della Sera... No, ti prego, Sconcerti, no, dai. Sul Corriere della Sera, per lui come potete leggere, è stato uno 0-0 mancato, che nessuno aveva detto qua la manifestata tutta questa superiorità, ma soprattutto lui ne fa una questione di make-up quasi. Di bellezza. Esatto. Lui ha un problema di bellezza. E beh, anche pure, scusa, pure lui ha un problema di bellezza. E forse è solo quello. Manca solo quello. Questa credo sia una delle poche cose in comune tra Juve e Sconcerti. È genio nella costruzione del gioco, ma tutto il resto della sua abbondanza le permette comunque di gestire le gare. E poi si inventa, non lo so, si inventa un problema Dani Alves che esiste solo nella sua testa. Allegri ha perfino messo il dito sul problema di Dani Alves, grande giocatore e poco inserito nella Juve. Con lui si acquista un uomo di classe a centrocampo, ma si perde addirittura la fascia destra. Mamma mia. Ma poi forse non contento di tutto ciò, forse il discorso del problema di bellezza, di make-up, forse ha capito che non era proprio tanto una cosa centrata, e quindi verso la fine individua qual è il vero problema della Juve. Dice, la Juve non gioca meglio, spesso ha anzi eleganza in meno, ma ha giocatori che sentono il gol. Allegri sa di avere quasi solo il problema di aspettare. Scusate, solo una precisazione a proposito di Sconcerti, una cosa che mi hanno detto. Pare che ieri pomeriggio a 90° minuto o qualcosa del genere, non so che tipo di trasmissione ci sia la domenica pomeriggio, abbia fatto vedere una classifica della Serie A delle ultime 6 giornate per evidenziare che l'Atalanta ha fatto un punto più della Juventus. Neanche Gagliani sarebbe arrivato a tanto. Esatto. Su questo, insomma, non ci mettere la mano sul fuoco. Però, diciamo che se invece l'Atalanta c'era il Milan, Gagliani sarebbe arrivato a tanto. Ecco, perfetto. Io volevo arrivare. Questo sì. Che spettacolo. Sì. Allora, insomma, alla fine lui Sconcerti ripropone quasi questo senso di ineluttabilità della vittoria juventina, che è un qualcosa che ritroveremo nel vero capolavoro uscito proprio stamattina, è uscito su Dagospia, e si tratta del grandissimo Giancarlo Lirico e Selvaggio Dotto. Adesso ricordiamo perché lo chiamiamo Lirico e Selvaggio, perché era la definizione che lui diede qualche anno fa di Iturbe, quando lo comprò la Roma, disse sinistro lirico e selvaggio. E da allora il buon vecchio cuore di Pacchiotto, Giancarlo Dotto, da allora era sinistro, lirico e selvaggio. Allora, ragazzi, questo articolo per me è veramente è un Pulitzer. Questo è un articolo, possiamo definire, il trattato definitivo sulle frustrazioni e le rosicate anti-juventine. Vale la pena di leggerlo quasi tutto, perché, ripeto, è veramente un autentico capolavoro. Lui inizia così. Scusa, potresti fare la voce impostata alla Gassman? Non mi viene bene alla Gassman, io. Ma anche, non so, anche la Lino Toffolo può andare bene, insomma. Gassman se non ti esce... Che ne meglio a fare, dovrei leggerlo io. Buon'anima, tra l'altro. Tra l'altro, ma anche Gassman. Detto tra... Sì, padre o figlio, dipende. Sì. No, il figlio no. Appunto. Allora inizia così: dice che secondo lui l'ultima giornata spiega bene perché anche quest'anno marciremo nella solita storia e reggeremo l'abito della solita sposa. Questo dotto paggetto che reggerà l'abito. La Juve vince sempre. Vince soprattutto quando non merita di vincere, vedi l'ultima cosa di Napoli, e la Roma riesce a non vincere quando stramerita di stravincere in trasferta. Stramerita di stravincere è bellissima, bello, attenzione alla cacofonia, non ne frega niente. No. Ma lui si chiede anche il perché, dice: non credo al destino, alla metafisica del nome, proviamo a spiegare. Lui prova a spiegare e la vende un pochettino alla larga, diciamo, la prende un po' larga, perché inizia a dire 22 anni dopo, questa di oggi resta nell'anima e nei codici, la Juventus di Moggi, Giraudo, uno sospetta è Bettega, no, è Antonio Conte. Era una triade atipica, che all'epoca era solo un mastino da campo, ma da mastino di campo incorporò più di ogni altro giocatore la matrice moggiraudesca nella ferocia applicata al calcio, che portò alle conseguenze estreme il motto bonipertiano del
vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Allora fa tutto l'escurso su Timoggi che arrivò nella Juve nel 94, lo stadio del re secondo l'avvocato che deve conoscere i dati dei cavalli, resta a Torino 12 anni, il tempo soprattutto di iniettare nel mondo bianconero il primo comandamento che vincere non può essere un'opzione legata ai capricci ingovernabili del pallone, ma deve essere un destino. Questo è vero. No, è bella questa, dai. Questa è bella, questa è vero. Ma questa gliela passiamo, dai. Perché lui, secondo me, le dice in tono quasi dispregiativo, ma non si rende conto che sono le cose sulle quali noi veramente fondiamo la nostra ma la nostra infatti esistenza. Sono dei bellissimi complimenti questi, non so perché. E poi ricordo tutto il discorso di Moggi e Giraudo che facevano ovviamente il lavoro sporco, se e fa vai. Così, che qualunque non ammette eccezioni, curano i dettagli, inesorabili dentro e fuori il campo, tra uffici, corridoi e cellulari. Moggi in particolare instaura una dittatura della disciplina ai confini del terrore. E la chi Madonna. Non è del vive, il terrore tipo, Robespierre. Post rivoluzione francese, Robespierre. Chi non è da Juve, i giocatori che non stanno in riga finiscono in un tableau alle sue spalle dietro la mega scrivania che è il grande capo, il grande scrivania in pelle umana del suo ufficio da allora piazza di me. Del mega direttore galattico proprio. No, ma scusa, esatto. Ma è probabile che Dotto l'abbia vista davvero la scrivania, perché tutti a denigrare Moggi, ma all'epoca dire, cioè, io me lo vedo Dotto in stile Fantozzi mentre entra nella grande scrivania di Moggi, eccetera. Arriva il momento del pathos, la vittoria diventa destino, un logo è un logos spietato del mondo juventino, tutto si allinea, la Juve vince sempre o quasi. Se non sono i giocatori, sono gli arbitri, non necessariamente dolosi. Io ho bontà su questo per non prendere querele, forse. Sì. Anche quando sono onesti, obbediscono al richiamo del destino. Qualcosa di più sofisticato della banale sudditanza. Nel dubbio, fischiano pro Juve, anche loro ammaliati dall'imperioso appeal del marchio bianconero. Mamma mia. O sono gli arbitri, o sono gli avversari. Anche gli avversari si allineano, scendono, spesso già rassegnati in campo. Sanno che in ogni modo la sconfitta è certa. Vedi l'ultima Sampdoria di Gianpaolo, ecco. Che pareva. Da tutto sport. Che si presenta senza quattro titolari importanti. Sì, fra l'altro, scusa, che la Sampdoria di Gianpaolo avesse tre giorni prima vinto il derby con il Genoa e tre giorni dopo abbia battuto l'Inter, questo è un dettaglio, no? Che dovessero fare tre partite in una settimana. Cioè, chiaro, sono tutti dove, dettagli, caro. Nella partita dove ha meno chance, è chiaro che risparmia i giocatori. Ma vabbè. Allora, o sono i giocatori, o sono gli arbitri, o sono gli avversari. O gli avversari ci si mette, ma se non sono gli avversari ci si mette anche la sorte, che sarà bendata, ma ci vede benissimo. Ed ecco, vedi Napoli, il caso più unico che è raro di un difensore nemico che si rincitrullisce all'improvviso e diventa due assist da oratorio a vantaggio della Juve. Lo vedi che avevo ragione io a evocare l'ufficio inchieste, lo vedi? Ora all'improvviso potremmo discuterne, se di Gulam voglio dire. Si è rincitrullato all'improvviso Gulam, o che non sia nato così, ma vabbè. Questa è la costruzione di un destino. Ecco quando si dice la forza di una società. Chi finisce dentro questa tela, che non è quella di Moggi, ci siamo, subisce uno stravolgimento psichico e antropologico. Un vero lavaggio del cervello, e qui arriva il bello perché fa due esempi. Due casi trattanti, Leonardo Bonucci e Max Allegri, che quando arrivano a Juve sono due tizi mammonetti. Ma vergogna. Un viterbese bravino ma anonimo, era Ranocchia dei due, quello forte, ormai c'è ancora che ci crede, dai. No, ma credici. Vabbè, chiudiamo tutto dopo questo, vi prego. Aspetta che ti dico cos'era Allegri. Allegri era un sempliciotto affabile con molti denti e quella furbizia toscana. Ma li ha persi? Non ho capito. Vabbè. Poco tempo due si trasforma. Diventano... Come? No, stavo facendo i complimenti alla regia per la musica funerea in onore della dignità di Dotto. Il tono da funerale, è un Dotto rassegnato questo, che proprio dice l'ineluttabile dominio della Juve. In poco tempo i due, Bonucci e Allegri, si trasformano, diventano due belve da compartimento. Ha conosciuto Allegri al Milan, non lo riconosce, alla Juve ha imparato nel frattempo, eccetera, eccetera. Ma va ancora avanti, poi dice prendi anche Hernanes, pure lui. Un altro animo mite all'origine, inquadrato più volte sabato in primi piani di purissima ferocia agonistica. Ha visto solo lui, comunque. Vabbè. Manca ancora il Dando Piani, c'è all'appello, ma è questione di tempo.
E poi speriamo. Speriamo. Poi tutti gli altri persone, i vari leader, i Buffoni, i Chiellini, i Barzagli, o quelli di prima ancora, Cannavaro e Ferrara, che una volta usciti, guardate, una volta fuori dalla suggestione Juve, questi qua, tornano quelli che erano prima, faticano a emergere anche come commentatori televisivi o allenatori della parodia calcistica, dice, cambia le onde. Sai che questa è un'apologia della Juve, in realtà? L'ho detto prima. E questo è il bello, che lui la fa in tono dispregiativo, ma non se ne rende conto che è un'apologia. Cambiano i nomi, le facce, ma restano, ridai, Moggi, Giraudo e Conte, gli autori di questa invincibile Juve. Poi c'è lo scoramento finale, perché siamo arrivati alla fine, contro questa corazzata, e l'aggettivo vale quasi quanto il sostantivo, questa è la finezza, l'aggettivo vale quasi quanto il sostantivo. Questa corazzata sublimata dal potere fondante del logos uguale destino, si battono dei fragili, e non divia che navicelle, cioè la sua Roma degli americani, tenuta in piedi da un eroe omerico e solitario, quel Luciano Spalletti da Certaldo, uno contro tutti, una specie di caster romanticamente votato alla sconfitta, che quando si beano della sconfitta mi fanno morire, tipo come era Severgnini con l'Inter, no? Quando si beavano della sconfitta. O il Napoli, che non ha la forza di trattenere il suo giocatore migliore e affida le sue sorti a un uomo intelligente ma naif, come Sarri, intelligente, insomma. Bukowskianamente, vabbè, scomodare Bukowski per Sarri, ragazzi. Vabbè, ma solo quello è solo perché ha dato del frocio a Mancini, dai. Per quello. È provincialmente ossessionato dalla verità al punto di non rendersi conto che definire affettuosamente il suo assassino di giornata, Higuain, come un suo figlio prediletto, sarà anche bello, ma è uno sfregio a una città ferita, che invece lo vive il prediletto come un odioso traditore. E si chiude così. Pulizia per Giancarlo Dotto con lo scoramento di Fontecchio all'ineluttabilità del dominio della Juventus, ma questa parte finale su Napoli e su Higuain ci porta a collegarci con l'ultimo articolo di questa breve rassegna stampa sul posto Juve Napoli. Vogliamo non arrivare al giornale locale, a Higuain, a Napoli, eccolo qua, il Mattino. L'articolo del Mattino con la firma di questo Pino Taormina, tutto incentrato sulla figura di Higuain, Giuda, che a Torino, eccetera, eccetera. Lo declameremo un po' io, un po' Nino, questa parte qua. Allora, riparto dall'inizio. Pino Taormina è molto ispirato, ragazzi, quando arriva l'ora fatale del sommo tradimento, quello del gol all'Altafini, da vero cuore ingratissimo, lui fa finta di non gioire alla faccia di Bonucci, che quasi gliel'aveva imposto. Bastardo Bonucci. Prova ad abbozzare il viso del martire trafitto, allarga le braccia e quasi chiede clemenza ai compagni che si buttano addosso. Marchisio per primo. La tempesta emotiva per il tifoso napoletano è completa. Si trattiene dall'esultare Gonzalo Higuain dopo aver inferto il colpo del KO. Poi però, quando i compagni si allontanano, alza il cielo in cielo, un risetto. Bastardo quel sorriso. Era la prima palla calciata in porta dall'Argentina, la seconda della Juve in tutta la partita. E Gonzalo ha fatto gol, con la curva juventina che scippa persino l'inno del popolo azzurro. Alla fine però il Pipita dimostra di essere ormai un vero juventino. Abbraccia uno a uno i suoi compagni e vola sotto le due curve, come è normale che sia. Incrocia Caleon che gli salta al collo. José resta impassibile, che eroe. Immobile, staccato. Non gli restituisce l'abbraccio. E poi fermi tutti, perché qua arriva il colpo di grazia. Adesso fa il parallelismo tra il Giuda Higuain e l'ultima cena, il cenacolo. Giuda lo è ancora di più dopo. Giuda è l'ultimo in fondo a sinistra, quando le squadre entrano in campo. Quasi defilato, per non dare nell'occhio, tutto vestito di nero. Ah, è bellissima la pelle, oh, vergogna. Ce l'abbiamo pure. Qui non è il cenacolo, non serve chiamare per una visita. E non serve neppure che qualcuno indichi col dito per capire di chi si sta parlando. L'ultima cena è sul campo della Juve. Non è un affresco, ma l'immagine di Gonzalo Higuain schierato in mezzo al campo prima della gara, che si prepara ad affrontare quelli che una volta erano i suoi apostoli e che invece adesso non sono altro che dei rivali. Giuda è l'ultimo a sinistra. Ha una maglia scura che copre di colore bianconera. No, non è più azzurra. Quell'azzurra ce l'hanno gli altri. Quelli che gli danno il 5 quando c'è il saluto prima della gara. È un 5 dato con calore, con affetto. E non pare essere una cosa formale.
il Pipita ci mette il suo per farlo sembrare qualcosa di fraterno, speciale, aggiungendo spesso anche una pacca sulle spalle all'ex compagno che gli passa vicino. Non siete rimasti veramente colpiti da quanto struggimento c'è in questo articolo? Io mi sono commosso. Ditemi che siete commossi anche voi. E sei talmente commosso, Nino, che ti lascio declamare poi l'ultimo paragrafo finale, perché sì, l'unica cosa è che le ultime righe le dovrai però leggere tu, perché io non le vedo da qui. Leggo io, vai. Pipita resta un po' in mezzo ai fotografi, sbatte le mani quasi per darsi coraggio, con la coda dell'occhio. Ha già visto passargli davanti Maurizio Sarri. Oh, che immagine, che bella. Aspetta qualche istante prima di fare quello che un po' tutti si aspettano che doverosamente faccia, andarlo a salutare. Pure per una questione di età. Eh beh, certo. Oltre che di ruoli. Ed è un abbraccio totale, caldo e rigoroso, quasi a voler mettere una pietra sopra. Ha saltato come birilli decine di fotografi, che vabbè, che erano appostati lì dopo aver fiutato l'aria, capendo che poteva succedere, perché mica sono scemi i fotografi, non sanno che può succedere. Che cavolo, decine poi. E allora è giusto che Giuda per un attimo si trasformi in una sorta di figlio il prodigo. Oh, che bello. E che lo faccia sotto gli occhi di tutto il mondo. Quanta Bibbia in questo articolo. E nel dopo gara saluta con timidezza, i suoi ex compagni. Vai, Alessio. Poi quando passa nella mix zone si limita di nuovo ad allargare le braccia. Mi spiace, chissà se è vero. Certo, quando Cuadrado posta la foto sorridente tra lui e Dybala, e capisce che forse è solo una deliziosa bugia. Oh, ma poi muore? E poi muore. No, così era. Direi che possiamo concludere. Poi muore. Quando ma non faceva parte... prima, scusa Alessio, ma non faceva prima scrivere un bel chit è morto? E... No, visto che il senso era quello, voglio dire. No? Saremmo persi un articolo così bello. Giuseppe, io questo me lo conservo e me lo porterò tra i ricordi più belli della mia vita. Perché non c'è dubbio. Pino Taormina da oggi è nel mio cuore. Favolo, questa favolo. Piccola rassegna stampa che ha sostituito il Malavista è finita qua. Bene.